Questo programma è offerto da Benvenuti nella mia cucina, dove con un pizzico di ruta tutti diventano chef per passione. La ricetta di oggi, volete sapere? Vi do solo un indizio. Ecco qua, il nostro indizio di oggi. Ma subito, niente padella, devo andare subito dal mio verduraio di fiducia, eccolo qui, perché devo prendere questo, le biete, perché le devo scottare subito, me ne bastano così. Ok, pochi secondi, torniamo qua. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Energia Solare i vantaggi sono alla luce del sole con la luce del sole. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del pesto genovese, da un'idea della famiglia Milfa. Nuova puntata di Chef per Passione? Bene, con un pizzico di ruta vediamo che cosa combiniamo oggi. Naturalmente io cucino come sono, così quindi con il sorriso. Ho buttato, poco prima dell'inizio, avete visto, le biete, perché mi serviranno subito. Ma voi dite, ma la ruta non comincia con la padella di solito? Ma certo che vi ho dato un indizio, qua. Però ci vuole la padella. Eccola qua. Perché? Perché facciamo i barbaguai, barbaguai, a seconda come lo vogliamo pronunciare. Barba in ligure vuol dire zio e Juan vuol dire Giovanni, perché si pensa che anticamente vicino a Nervi, vicino a Ventimiglia, nella Val di Nervia, uno chef, ma quell'ora un cuoco a quei tempi, molto provetto, che aveva una lunga barba e si chiamava Giovanni, inventò questo raviolo che in tutte le altre parti d'Italia si chiama raviolo e qua si chiama invece barba Juan. In questa ricetta tantissimi sono naturalmente gli ingredienti e il procedimento sembrerebbe difficile, ma non lo è. La prima cosa è assemblare tutti gli ingredienti e vedo che qua questo ce l'ho, ma me ne manca uno fondamentale e il mio verduraio di fiducia sicuramente ce l'avrà. Eccomi qui, sì! I nostri fagioli, che oggi utilizzeremo i borlotti, ma una volta non utilizzavano questi fagioli, ne utilizzavano degli altri, ma ci racconta tutto il nostro Andrea Crezza.
Buongiorno. Che ogni tanto viene qui e mi spia. Mi ci ho preoccupato. Sì, dicevi bene, questo è un borlotto che troviamo tranquillamente in commercio, è fatto benissimo usare questo. Ma usavano i fagioli della pigna. Esatto, usano dei fagioli che sono un po' introvabili fuorché in quelle zone propriamente. Assolutamente, nella valle sono buonissime. Ma tutta l'estremo ponente ligure. Verso il Piemonte, verso la Francia, ci sono queste vallate che hanno queste produzioni. Sono addirittura PAT, prodotti agroalimentari tradizionali. Perfetto. Hanno quindi questa etichetta così importante. Che cosa sono i barbagiuan? Ecco, non è lui, che lo tolgo subito e va a compagnia al gallo della mia mamma, voilà, ma sono dei ravioli. Esatto. Ok. Allora, da dove iniziamo? Dal fatto che ci sono degli ingredienti di cui dobbiamo dare le dosi. Noi faremo 3 ravioli questa oggi insieme, ma le dosi ovviamente sono sempre per 4 persone, quelle che vediamo, a volte ve le diamo anche per 8, soprattutto per i dolci. Andiamo a leggerli insieme. Per la sfoglia 500 g di farina, un uovo e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, perché dobbiamo fare la sfoglia, la pasta, per realizzare il raviolo. E invece per il ripieno abbiamo 200 g di zucca, 200 g di bietole, 200 g di fagioli, una manciata di formaggio pecorino grattugiato, li leggo per non dimenticarli, un cucchiaio di brusque, che è ricotta, che può essere di capra o può essere di pecora ed è fermentata, un po' acida. Poi abbiamo 3 uova, una cipolla, che faremo tritata finemente, 2 spicchi d'aglio, un porro e un bicchiere scarso di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sembra tanta roba, ma a livello economico sono tutti prodotti assolutamente basici, e quindi poi verranno dei ravioli dove anche soltanto 2 o 3 ravioli per persona già fanno un bel piatto, molto sostanzioso. La cosa particolare di questo piatto è proprio... Ma stiamo parlando solo? No, lavoriamo. Vai. Ti faccio la pasta io. Sì, fai la pasta. Allora, sposto le verdure. Benissimo. Io parto con la farina, l'uovo. Le verdure le metto qui. Possiamo mettere una goccia d'acqua se è troppo asciutta. Magnifico. E una goccia d'olio anche. Ok. Dicevo che noi stiamo parlando, ma la cosa particolare di questo piatto è proprio il contrasto che c'è tra la zucca, ok, e... Aspetta, lo metto qua. E il brusque, questo che in Piemonte si chiama brusque, e addirittura alcuni a questa ricotta fermentata aggiungono un po' di peperoncino per farlo proprio anche molto piccante. Invece in Sardegna si chiama ucasageddu. Ucasageddu, quanto è buono ucasageddu, che non è proprio ricotta fermentata, ma è il primo acido quando si butta il caglio nel latte delle pecore, munte la sera, si mette un po' di caglio e il mattino dopo viene su questo formaggio pazzesco che è fantastico. Il casageddu io ne mangerei proprio. Pensa che a Genova si usa una cosa molto simile tradizionalmente, che è la prescinsea, che è grossa. Prescinsea. Ok. La pasta ci siamo. Ci siamo ora. Io adesso devo invece trovare una scodella e userò questa qui per il ripieno. Ok? Perché dobbiamo fare il ripieno dei nostri fagioli. È la mia cucina, ma è disordinata come me. Allora, userò questa scodella. Quindi vado a togliere, perché preferisco usare le scodelle. Lo so che ci abbiamo tante scodelle, molto belle, ma io preferisco usare quelle trasparenti. Ok? Voilà. Quindi buttiamo via l'acqua che non ci serve. Io amalgamo tutto e poi vedo se devo anche passare qualche cosa. Per esempio, dicevamo che si usano i fagioli di pigna per fare questo. Un fagiolo diverso. Un fagiolo diverso, sì. Ma noi useremo i borlotti che abbiamo qua. Già lessati. Già lessati e anche scolati. Vado? Perfetto. Ok. Con la pasta siamo a posto. Sì, con la pasta ci siamo. Se vuoi, le bietole le saltiamo, brava. Le tagliamo più. Se vuoi te le taglio? Sì, grazie mille. Ok. Anche perché i fagioli dovrebbero cuocere forse un pochino di più, però adesso noi facciamo una ricetta nei nostri canonici 20 minuti che abbiamo a disposizione, e non sono mai moltissimi. Ok.
poi dovremo friggere tutto il ciò. Friggere oppure puoi cuocere anche in forno, se vuoi. Assolutamente sì. Però io, tutto quello di cui abbiamo parlato, questi vari prodotti, devo andarli a mettere in padella, giusto? Esatto. Ok, allora, accendiamo qua il fuoco. Beh, ti passo la cipolla, se vuoi. Sì. Eccoli. Ok, accendiamo questo nostro gas. Ok. Giustamente mi dice, guarda che l'altra piastra è calda, grazie, non toccherò. Ti preparo anche un po' d'aglio, okay. Siamo sempre in Liguria, aglio, un pochino. Allora, per friggere vorrei usare l'olio di arachide che c'è, ma lo usiamo dopo. Invece qui mettiamo la cipolla. Un po' di questo? Certo sì, assolutamente. Ok, l'aglio, il porro. Il porro te lo preparo. Ok. Ah, mamma mia. Guarda, oggi hai scelto una ricetta insomma, un po' impegnativa, un però, po' impegnativa. Però sicuramente quando la vedrete è proprio bella. Ok, metto un po' di cipolla? Sì, vado. Benissimo. Guarda. Ok, porro, la cipolla, tutto poco. Sì, proprio la punta. Esatto. Anche perché mi hai detto che ne vuoi fare solo due o tre, giustamente. Ma, sì, insomma. Ok. Tanto oggi quando finiamo non vi preoccupate, mi metto da parte, da conto, ve li faccio per tutti quanti. Ormai qui è diventato così. Anzi, per gli amici che ci seguono da casa, mandateci le vostre ricette che sicuramente troveremo un parallelo tra le vostre e quelle dell'Accademia Italiana che noi realizziamo nel ritrovare le antiche ricette della tradizione. In effetti, se noi andiamo a Napoli e gli chiediamo, li conosci Barbagioa? Quando lo saltiamo questo? Questo, guarda, puoi fare o rosolare quello e metterlo direttamente qua, oppure se ti sembra un po' troppo morbido, mettere questo e far rosolare lì per farlo asciugare un pochino. Come lo farei preferisci? Asciugare, direi. Aumentiamo un attimo il gas, la piastra. La piastra. Mettiamo tutto qui. Quindi lo fai un pochino asciugare, perfetto. Esatto, e andiamo ad aggiungere anche il brusque. Aspetta, vero? Eccolo qua, perfetto, così si scioglie bene e si amalgama. Ok, ne mettiamo così, a me il brusque piace molto. E fa contrasto con questa zucca straordinaria. Facciamo così e Mario, ti do la linea. Qualche minuto di pubblicità e torniamo qua. Oh, che rime pazzesche. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con l'offerta Iren Comfort Caldaia, riscaldi di più e spendi di meno. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia. 100% mix, e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè... Ancora più conveniente. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. Siamo in onda? Sì, ci siamo! E allora guardate com'è bello il nostro ripieno per il barbagioan, per il nostro raviolo. Vado a prendere sale e pepe, perché li mettiamo all'ultimo. Sale, pepe nero, un pizzico. Poi andremo anche ad aggiungere adesso, quando ormai il ripieno è quasi pronto, un pochino di pecorino. Io abbondo perché il pecorino è troppo buono. Voilà, un pizzico di pepe.
Io riordino un attimo. Grazie, carissimo. Che vero, il professore che riordina. Perché dobbiamo fare i tortelli adesso e ci certo. Vuole spazio. Ok, questa è pronta e quindi io ti tolgo questo, ti lascio il ripieno, ma Perfetto. Vado a prendere subito l'olio per metterlo su. E direi, ti va bene l'olio di arachide? Benissimo, okay, benissimo, perfetto. Benissimo. Andrebbero, si potrebbero cuocere anche con lo strutto, ma olio d'arachide se non mi sgrido. Sì, aggiungo esatto. Un po' di sale e pepe? Perché lo strutto mi piace moltissimo, ma proprio quando non puoi farne a meno, cioè per esempio sulle crispelle, quando fai una ricetta calabrese, perché poi ho paura sempre che mi resti qua. E invece, questa è una ricetta ligure, si sa che i liguri giusto, sono, no? Giusto, giusto. No? Sono sempre a dieta, parole, volevo dire. Ah, ecco, no, non è vero. Ok, bene. Mischio questo, tiriamo la pasta. Tiriamo la pasta? Ok, come... Mattarello. Sì, grazie. Mattarello. Ecco lì. Posso? Sì, vieni. Grazie mille, Maria. Ok. La pasta, se la si lascia riposare un pochino di più, è molto mm-hmm. meglio, perché ti si ammorbidisce, certo. Perché il glutine diventa un pochino più rilassato e mm-hmm. Andrea non suda quando la stende. Ok, per fare il laviolo, cosa vuoi? Formina? Sì, un coppa pasta, una formina. Io coppa pasta, c'è l'olio lasciato in borsa. Beh, ma un bicchiere, una formina, quello, benissimo. È troppo grande? No, ci siamo. Ma sai, poi a casa uno non è che debba necessariamente farli della forma perfetta, originale. Certo, si possono fare anche le mezzelune. Puoi fare mezzelune, li puoi fare quadrati. Se vuoi far prima, li fai quadrati. Quadrati, sì. La mezzaluna, sapete qual è il fatto? È che facendoli rotondi, voi dovete avere il doppio strato. Invece con la mezzaluna, con una sola formina, ne fate uno. E quindi, insomma, ne vengono il doppio. Se ne fai 8, te ne vengono 16. Eccola qua. Ricordiamo che cosa stiamo facendo. Eccoli qua, i barbagian, ovvero quelli dello chef della Val di Nervia, che aveva la barba anticamente ed era molto famoso e si chiamava Giovanni. E aveva barba, ma soprattutto barba anche in ligure vuol dire zio. Zio. Quindi era soprannominato lo zio Giovanni. Per il ripieno abbiamo utilizzato la zucca, elemento fondamentale di questa ricetta, poi le bietole, i fagioli, noi abbiamo usato i borlotti, una manciata di formaggio pecorino grattugiato, un cucchiaio di brusque o brousse, come lo vogliamo chiamare, e la ricotta fermentata, poi tre uova, una cipolla, due spicchi d'aglio. Questa è la ricetta però per 4 anche 5 persone, perché io, come dico sempre, quando impiatto poco, perché mi piace che mi chiedano il bis. Ottimo trucco. Voilà, dischi perfetti. Sono, devo essere sincero, un pochino spessi. Sì, manca... Ne vuoi di più? Ne vuoi degli altri? Te ne ho fatti tre. Allora, uno... Due e tre. Ok, sì, va bene. Perfetto. Sì? Sono un pelo spessi. Un pelo. Ma guarda, possiamo fare così. Mm-hmm. Wow, che belli che sono. Ma avete visto? Acqua e farina, è tutto così semplice. Eccolo. Ok. Voilà, io ti tengo la pentola, prendi pure grazie, il ripieno. Grazie mille. Eccoci qui. Il ripieno al centro. Voilà. Vedi che comunque ne hai fatto poco ripieno, ma volendo ne escono. Veramente, abbiamo messo due foglioline. Ne escono veramente tanti, Ne escono veramente tanti davvero. Andiamo a coprirli. Ok. Vai te. Sì. Mia mamma faceva così. Guarda. Bravissimo. Eh? Allora, fammi un po' vedere. Ok. Così. Con piegando il mignolino, no? E poi andiamo a una bella sigillata. Sì. Ah, fantastici. Fantastici. Mamma mia. Allora io imito subito, Sì, io lo faccio più piatto, perché sai perché li facevamo così? Perché facevamo quelli che si chiamavano lenzuola. Okay. E ne mangiavi due a quel punto, no? Quindi andavi a scacciare anche un po' l'interno per portartelo più ai lati.
spiarati, di modo, perché mia mamma diceva che la gente poi a tavola, vedete la differenza, scarta il contorno. Se tu invece gli fai invece il ripieno che sembra di più, a quel punto uno mangia tutto. C'è il bordo ripieno. Esatto, cioè. E questo bordo per esempio cucina e diventa croccante, ma è tanto bordo e quindi hai poco e hai la sensazione. Vabbè. Dai, buttiamoli. Proviamo a friggere, sta bello caldo l'olio? Sì, è caldo, Vai. Ecco, no, okay. Bello caldo. Qua devo dare un consiglio io a tutti quelli che approcciano questo lavoro anche per passione. Sì. Quando friggete queste cose, sempre farle cadere in avanti. Sì. Mai verso se stessi. Assolutamente. Ma non soltanto perché vi bruciate, ma soprattutto perché rovinate i vestiti. E io oggi, ovviamente, avendo lo chef al fianco, mi sono messo la mia divisa da chef, bianco e nero. Va bene. Io giro. Guarda che belli. Belli. Magnifico. Senti, profumo! Senti che profumo anche questo. Un profumo! Praticamente, diciamo, volendo, noi con questo procedimento possiamo fare le sebadas, le oseadas, a secondo se sei a nord o a sud della Sardegna. Con questa pastella alcuni mettono anche un pizzico di lievito perché la vogliono far gonfiare quando frigge, e all'interno anche loro mettono ricotta o formaggio specifico, e sopra li possiamo condire, se vogliamo farli salati con dell'altro formaggio o delle spezie, oppure se invece vogliamo farli dolci con il miele. E in Sardegna c'è, sai che esiste il miele di Sulla? Io non sapevo di Sulla, non sapevo che cosa fosse la Sulla, poi sono andata a vedere e sono queste colline che hanno quei fiorellini lilla, violacei, rosati, e si chiama Sulla. E alle api piacciono molto questi fiorellini, quindi abbiamo il miele di castagno che è più nordico, e lì invece abbiamo questo miele di eucalipto che in Sardegna è strepitoso assolutamente. Naturalmente noi vi consigliamo sempre di scolarli, che questa è una cosa importantissima. Eccoli. Così togliamo, perché l'olio in questo caso, che io amo sempre, quando è di oliva e quando abbiamo fatto una della frittura del pesce, qualche cosa di diverso, no? Degli intingoli dove non è proprio vera frittura, ma magari un altro tipo di preparazione, io lo utilizzo, lo amalgamo, ne faccio un bagnette. In questo caso no, dobbiamo assolutamente scolarlo. Andiamo ad impiattare. Wow, mani d'amianto. Ah. Ok. Cosa dici, rubiamo un pezzetto di questa sì, zucca? Assolutamente sì. Era una cosa proprio al volo, se certo, riusciamo a renderli più accattivanti. Voilà, che belle, bellissime. La zucca, volendo, avendo del tempo, la potete saltare in padella, chiaro, friggere o fare degli anellini, ecco, ok, bellissimo, oppure fate degli anellini con il porro che abbiamo qui e che ne è avanzato tantissimo, quindi lì saltate in padella e fate degli anellini, eccoci. Chiudiamo qua con una pizzico di sale. Sì, è bellissimo, un piatto bellissimo, sono molto contenta, ringrazio naturalmente il nostro professore, ma sì, io lo so, ormai qui Chef per Passione, e vi ricordo il portale del gusto chefperpassione.it, dove potrete vedere tutte le ricette, rivederle tutte le volte che volete, e soprattutto vedere gli ingredienti, le dosi, ovviamente per 4 o per 8 persone. In questo caso questa mattina io ho realizzato soltanto il piatto per la puntata, ma non vi preoccupate, sono la solita Ruta che con un pizzico di ruta si risolve tutto in cucina. Ecco cosa facciamo. Ci sono per tutti. Ciao. Li ho provate prima perché volevo vedere come veniva. Me ne sono già mangiati 2 col caffè. Ciao a tutti. Questo programma è stato offerto da Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Energia Solare i vantaggi sono la luce del sole con la luce del sole.
Scopri di più su irelucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà. Mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. È per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... ...che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! ...ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa.